Buongiorno, sono Raffaella Lionetti, sono specializzata in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Lavoro presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani come gastroenterologa, dove sono responsabile del servizio di endoscopia digestiva e mi occupo primariamente nell'ambito di un dipartimento interaziendale trapianti d'organo di pazienti epatopatici in valutazione per trapianto di fegato e comunque anche nel post-trapianto, in una visione completa che riguarda quindi l'assessment clinico, psicologico, psicopatologico e anche nutrizionale. Prima si pensava soltanto al semplice dietologo e alla perdita di peso, alla riduzione del peso corporeo nei pazienti che erano obesi. Adesso invece l'approccio è più conscio nel nutrizionista come una figura medica, fra virgolette, cioè che cura, che quindi non serve soltanto alla perdita di peso per un aspetto fisico esteriore, ma serve per il controllo proprio di determinate, la cura di determinate patologie. E che siano sia in ambito di riduzione del peso corporeo oppure di una migliore nutrizione per aumentare, per esempio, negli atleti la massa muscolare oppure per migliorare l'accrescimento nei bambini o nell'età pediatrica. La collaborazione con il nutrizionista è fondamentale per il gastroenterologo, in quanto sia per quanto riguarda il puro apparato digerente che per quanto riguarda il fegato. Per quanto riguarda l'apparato digerente, soprattutto per i problemi di malnutrizione, quindi pazienti che possono avere una riduzione del peso corporeo, o pazienti affetti da malattia celiaca che hanno difficoltà, per esempio, nella crescita o nello sviluppo, anche ragazzi, appunto in età pediatrica, e collaboriamo con il nutrizionista strettamente per le patologie epatiche, in quanto abbiamo delle patologie, per esempio, metaboliche, come per esempio malattie d'accumulo, oppure soprattutto ultimamente nei pazienti affetti da fegato grasso. Cioè, il fegato grasso è il primo movens per sviluppare poi un'epatite nei pazienti quindi obesi o sovrappeso, fino alla costituzione di una cirrosi metabolica, che in questo momento è la prima causa di trapianto nel mondo occidentale, nonché un enorme fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del fegato. E in questo caso solo la dieta, non esistendo farmaci definiti per la sindrome metabolica e per il fegato grasso, solo la dieta e l'esercizio fisico sono i cardini della riduzione di questa entità patologica e sono quindi il trattamento di elezione.